Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Vedete questo indirizzo di posta elettronica per le vostre testimonianze, le vostre storie. Ecco, continuate a scriverci, perché racconteremo tutte le vostre storie. Qualcuno ci chiede, come mai la mia storia non ancora, viene raccontata. Un po' alla volta avremo modo di raccontarle tutte, come ad esempio la storia di Lucia. 1995, sua sorella ebbe un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza. Ebbe una grave emorragia, stava andando in setticemia. I medici intervennero, ma dopo quell'episodio mia sorella e suo cognato non riuscivano ad avere un'altra gravidanza. Erano disperati, insomma, era diventata una vera e propria ossessione. Purtroppo muore di parto la sua migliore amica, Caterina. Un altro grande dolore si abbatte sulla sorella di Lucia. Passano circa 2 anni. E mia sorella, racconta Lucia, e mio cognato decidono di non fissarsi più sull'argomento, di vivere la vita così come viene. Ma proprio nel periodo in cui erano, tra virgolette, distratti, accadde qualcosa. Mia sorella, il giorno presunto del concepimento di mio nipote, sogna Caterina, mano nella mano con un frate. Insieme regalavano a mia sorella, nel sogno, ovviamente, racconta Lucia, un giglio, dicendole che la gioia che non aveva avuto Caterina la passava a lei. Mia sorella fu molto turbata da quel sogno, raccontò tutto al marito. Nel frattempo passarono pochi giorni e andarono a fare colazione con degli amici. In un bar passò un signore che, chiedendo l'elemosina, distribuiva immaginette di Padre Pio. Mio cognato gli diede una moneta. Mia sorella, guardando l'immaginetta, esclamò al marito: "Ma questo è il frate che io ho sognato". Premetto, scrive Lucia, che mia sorella non aveva conosciuto Padre Pio, non sapeva, ecco, non l'aveva mai visto. Perché i miei genitori non erano praticanti, purtroppo. Dopo poche settimane mia sorella scoprì di essere incinta. Decisero di chiamarlo Domenico, come il nonno paterno, anche lui deceduto quando mio cognato era un neonato. Nono mese di gravidanza, il ginecologo disse che doveva fare il parto cesareo perché il bambino non era in posizione. Mia sorella però dentro di sé temeva il cesareo perché l'amica era morta proprio così, preferiva il parto naturale. Intanto il ginecologo programma il parto per il 30 di aprile. Nella notte tra il 28 e il 29 mia sorella sogna di nuovo San Pio che le dice: "Tu non farai il cesareo". E mia sorella si sveglia, ebbe le contrazioni, partorisce Domenico, parto naturale, 7 del mattino, con solo 3 ore di travaglio. Era il 29 aprile del 1998, giorno di Santa Caterina da Siena. Caterina, proprio come la sua amica defunta. Grazie a San Pio, mia sorella ha avuto un figlio meraviglioso, con tante virtù.